Ciao a tutti dalla vostra mano in crisi e bentornati sul mio canale. Oggi faremo un altro tutorial pasquale, faremo un'altra versione del coniglietto portaovelle. In questo caso ne porterà uno solo, più grosso, delle dimensioni più o meno dell'ovetto Kinder per intenderci, e lo faremo diciamo molto colorato in modo che possa piacere molto ai bambini. Per fare questo tutorial vi servirà il cartamodello che ho già qui bello e pronto. Ve lo faccio vedere e ve lo spiego. Questa è la base, questo sarà il corpo del coniglietto, questa sarà la testa, le zampette, l'interno dell'orecchio e poi la parte della carota che vi farò vedere e capirete. Per fare questo tutorial vi servono quattro colori di gomma Eva: il verde, l'arancione, il bianco e un po' di rosa, rosa chiaro, rosa carne anche, se volete, o anche un giallino, un colore tenue, diciamo. Prima di metterci a lavorare, però, vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E anche di seguirmi sui social, sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Instagram, all'indirizzo che trovate qui sotto. E se il video vi piacerà, mi raccomando, lasciatemi una pioggia di like. Non perdetevi inoltre la serie sui fiori, che continuerà tra un video pasquale e un altro, riuscirò a infilarlo perché sono veramente belli sia da vedere che anche da realizzare. Ma mettiamoci subito a lavorare. Iniziamo ritagliando tutte le parti del cartamodello. Iniziamo dai pezzi che saranno poi di colore verde, ovvero la base, questa qua, e il sopra della carota. Questo qui. Mentre disegno, praticamente voglio ringraziarvi perché molti mi avete scritto di non comprare la fustella del coniglietto portaovetti, quella che abbiamo fatto lo scorso video, di cui metterò magari anche il link qui sopra. Perché praticamente in quella comprata su AliExpress può contenere soltanto un ovetto, invece in quella che ho fatto io è un po' più grande e poi, come se volete, voi potete ingrandirla ancora di più, potete mettere più ovetti, mi pare o 3 o 4, dipende poi dalla dimensione degli ovetti che andrete a comprare. Disegnati i pezzi con il verde, adesso vado a disegnare i pezzi che andranno in bianco, ovvero la testolina del coniglio. Il fatto. L'altra parte che dovremmo disegnare sulla gomma Eva bianca sono le zampe e quindi questo pezzettino lo andiamo a disegnare due volte. E anche questo lo possiamo mettere da parte. Adesso non ci resta che fare l'interno dell'orecchio e anche il nasino, che io ho scelto questo colore di rosa qui. Voi potete farlo del colore che più vi piace, per esempio anche un giallino, un celestino, un colore tenue comunque. Mi stavo dimenticando di fare il corpo. Sceglierò l'arancione per questo pezzo. Adesso che tutti i pezzi sono stati disegnati, posso andare a ritagliare. Ho ritagliato tutti i pezzi, sono veramente tanti, sembra un puzzle, e iniziamo ad assemblarli. Partirei dal visino del coniglietto. Prendo i miei soliti occhietti. Così fanno un po' di movimento, un po' di gioco, e con un goccio di colla li vado a immettere qui sopra. Metto un goccio di Pattex. O colla a caldo, come preferite voi, e poi andiamo a incollare. Metto anche l'interno delle orecchie con un po' di colla. Metto anche questo. Prendo il nasino e lo incollo. Con un pennarello nero invece vado a fare la boccuccia, sì, un minimo, un accenno per dargli diciamo un'aria più carina, più dolce. Con il fard che abbiamo usato anche l'altra volta vado a dare un po' di colore anche alle guanciotte, così sul laterale a sfumare. E il visino è finito, vedete? È carino.
Adesso, con un po' di colla a caldo, andiamo a unire queste due parti. Come vedete, ho già ritagliato il buchino che c'era sul cartamodello, che serve per far vedere poi un pezzettino dell'ovetto che andremo a mettere. Queste due parti le unirò soltanto in punta, così, in modo tale che poi avremo tutto lo spazio per andare a inserire l'uovo. Quindi metto proprio un goccino di colla a caldo, così, sulla punta, e vado a unire queste due parti. Schiacciamo, con il dito leviamo subito la colla a caldo in eccesso e adesso andiamo a mettere la parte superiore della carota, perché questo è praticamente il corpo della carota. Prendo le misure, questo lo metterò un pochettino inclinato verso questo lato e con un po' di colla a caldo lo vado a incollare. Così. Così. E avremo fatto, diciamo, il corpo di una carota. Vedete che carino. Su questo andremo ad attaccare anche il viso del coniglietto, lievemente inclinato, in questo modo. Quindi metto un po' di colla a caldo soltanto sulla parte bassa della figura e lo vado a incollare così. Così è bloccato. Una volta che è tutto fissato, se volete, aggiungiamo un altro goccio di colla a caldo e blocchiamo anche questa parte qui. Così sarà tutto fermo e non si muoverà più nulla. E dovreste avere questo risultato qui. Aggiungiamo anche le manine e le zampette del coniglietto, che devono seguire, diciamo, l'angolazione della testa, perché il coniglio è messo un pochettino con la testa inclinata. Anche le zampette saranno inclinate. Fissiamo la prima. Così. E poi anche la seconda. Blocchiamo tutto così. Guardate che bellino. Visto che comunque non sta in piedi, dobbiamo andarlo a mettere su una basetta, ovvero questo pezzettino qui. Guardate che carino, è delizioso. E alla fine possiamo dire che il coniglietto così è concluso. La metto un goccio di colla a caldo qui, così, e vado a metterlo più o meno al centro di questo fiore, di questa base. E schiaccio così. Guardate che carino, lo metto anche all'impiedi. Vedete, adesso si regge benissimo. Con la piastra vorrei provare a dare un tocco particolare all'orecchio, però spero di non fare danni, perché vorrei, diciamo, creare una piegolina per renderlo un po' più naturale, meno rigido, però non so se andrà a fare danni, quindi prima ve lo faccio vedere finito così. Che è perfetto, e adesso provo. E faccio anche dall'altro lato. Quindi se anche a voi piace questo effetto di morbidezza sulle orecchie del coniglietto, fate anche voi questo passaggio qui, altrimenti lo lasciate come era prima. Ve lo faccio vedere così da più vicino e da un'altra prospettiva. Guardate che carino, è delizioso. Io purtroppo non ho ancora comprato gli ovetti di cioccolata, usate un po' l'immaginazione, magari nella miniatura riuscirò a inventarmi qualcosa. E intanto ve lo faccio vedere lo stesso così, che la struttura è molto carina. Ho creato questo effetto qui sulle orecchie, se vi piace fatelo anche voi, semplicemente utilizzando la piastra.
altrimenti lo lasciate rigido come più vi piace. Potete cambiare benissimo i colori all'interno delle orecchie o anche il nasino, farlo col celeste, il giallino, insomma potete usare anche qui la vostra fantasia. Bene ragazzi, anche questo video si è concluso, spero che vi piaccia. Cioè, mi raccomando, continuate a seguirmi, condividete i miei video. Alcuni mi hanno chiesto se iscrivendosi a YouTube si pagasse qualcosa. No, è completamente gratuito. L'iscrizione serve solo a permettere di seguire la persona che realizza i tutorial in questo caso, quindi a far parte, diciamo, di un gruppo, però non si paga assolutamente nulla. Vi ricordo che il cartamodello lo trovate sempre qui sotto in descrizione. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!